Questo è il secondo raduno in preparazione ai prossimi mondiali che giocheremo in luglio a Chianciano Terme e siamo contenti di essere ritornati qui al Centro Asteria che ci ospita ogni anno e come ogni anno affronteremo qui una partita amichevole che ci consentirà di capire a che punto siamo in questo momento. E successivamente chiaramente organizzeremo altri collegiali che ci serviranno per avvicinarci all'impegno. E siamo arrivati qui dopo un bellissimo risultato ottenuto ai campionati europei dove abbiamo vinto la medaglia d'oro e come dicevo poco fa nella riunione tecnica alle ragazze, un oro che se si guardano i risultati potrebbe essere stato ottenuto facilmente, in realtà è stato veramente frutto di tanto lavoro nel percorso che abbiamo fatto, di tanto aiuto che abbiamo ricevuto, di tanti sacrifici da parte delle ragazze, della federazione e di noi staff e non dobbiamo accontentarci di questo, sarebbe troppo facile. Abbiamo le aspettative di tutti sicuramente molto alte, anche di noi stesse. E perché giocare un mondiale in casa sarà una cosa davvero importante e cercheremo di mettercela tutta. Questo è l'accordo che abbiamo con la squadra, abbiamo questo sogno di arrivare a medaglia anche ai mondiali e faremo di tutto per prepararci al meglio sapendo che incontreremo delle formazioni agguerrite e che ormai conoscono l'Italia come un avversario temibile, un avversario che farebbe a tutti piacere poter battere, insomma.